Sono due le persone residenti in regione che hanno contratto il virus del dengue. Entrambe presentano un decorso normale della malattia. La ragazzina triestina è già a casa. Sarà loro offerta la somministrazione del virus. Sono state messe in atto le operazioni di disinfestazione localizzate per scongiurare la diffusione della patologia e non si rilevano ulteriori criticità. Inoltre, la regione ha provveduto a distribuire il vaccino alle aziende sanitarie. La vaccinazione potrà essere richiesta ai dipartimenti di prevenzione. E quanto è stato rilevato oggi nel corso di un incontro svoltosi a Udine, cui ha partecipato anche l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. La regione inoltre ha adottato un piano che pianifica le azioni di contrasto al diffondersi di malattie trasmesse dalle punture di zanzare, quale appunto il dengue. Sintesi, una malattia virale trasmessa da zanzare. Sono delle zanzare che pungono soprattutto di giorno. Un piano che declina sul territorio regionale le indicazioni internazionali e nazionali mirate a garantire una sorveglianza integrata, nonché il controllo del vettore del virus per prevenire una malattia che si presenta asintomatica. Nella gran maggior parte dei casi, quindi forse intorno al 75%, la malattia è asintomatica o dà dei sintomi scarsi che il paziente può, diciamo, anche trascurare. In un quarto dei casi invece possono esserci dei sintomi solitamente banali, come febbre, mal di testa, dolore ai muscoli, dolore alle ossa. Ci può essere un piccolo esantema, un rash, e un po' di astenia, insomma una sindrome sinfluenzale. In realtà poi vi sono sintomi di allarme più specifici. Quando c'è una dolorabilità addominale che perdura, un vomito persistente, quando si vede che magari si iniziano a gonfiare le gambe, soprattutto negli anziani, quindi un segno di accumulo di liquidi, sanguinamenti delle gengive soprattutto, o sangue dal naso, quindi epistassi, o sensazione di estrema sonnolenza. Il TAR regionale ha respinto l'istanza che chiedeva la sospensione dell'ordinanza emessa dal comune di Monfalcone lo scorso gennaio per impedire lo svolgimento di attività scolastiche in orari pomeridiani effettuate in un edificio non idoneo urbanisticamente a tale scopo. L'istanza era stata presentata dal centro islamico Darus Salam. Per la terza volta, si legge in una nota del sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, il TAR ha dimostrato la piena correttezza dell'azione del comune, che la giunta porta avanti per il rispetto della legalità, dell'incolumità pubblica e delle norme urbanistiche. L'operato del comune di Monfalcone, si legge ancora, non determina alcun pregiudizio a tali attività. È un risultato, chiosa il sindaco Cisint, che riveste un'importanza non solo locale, tenuto conto del frequente emergere in tutta Italia di centri islamici e moschee che operano al di fuori della regolarità delle norme e rappresentano un rischio per la nostra sicurezza. Nella serata di martedì 28 maggio le forze dell'ordine sono intervenute nei pressi del parcheggio Magrini a Udine dopo la richiesta di aiuto da parte di un vigilante in servizio. Alle 19.30 l'agente della polizia privata stava effettuando regolare servizio di controllo quando all'improvviso è stato accerchiato da un gruppetto di 5 stranieri che hanno iniziato a rivolgergli frasi sconnesse senza senso. Tensione alle stelle. A questo punto il vigilante si è allertato la sala operativa del vicino comando della polizia locale di via Girardini, i quali in pochi istanti hanno fatto scattare il piano d'emergenza con l'invio delle pattuglie della polizia e carabinieri operative nelle vicinanze in soccorso del poliziotto privato. All'udir delle sirene, i cinque hanno desistito dalle loro cattive intenzioni, scappando a gambe levate per far perdere le tracce. Ma il fiuto certosino degli agenti ha fatto sì che per i cinque non ci fosse fuga vincente, rintracciati in galleria Astra a circa 300 metri di distanza, dove sono stati fermati e identificati. Approfondimenti delle indagini in corso. La
La riqualificazione del castello di Gorizia e del suo borgo compie un importante passo avanti con l'ultimazione dei lavori in Bastione Fiorito. Il cuore del centro storico cittadino recupera così uno dei suoi punti più suggestivi, da cui si possono ammirare panorami mozzafiato della città e del suo circondario. Oggi lo si vede così, ma dobbiamo pensarlo con i tavolini, con le sedie, con l'illuminazione, con la vegetazione, con un punto di somministrazione piccolo di cibo e bevande. I goriziani rammentano che nel periodo estivo qui trovavano sempre ventilato, una temperatura sempre gradevole, davvero un luogo che difficilmente si riesce a trovare nelle altre regioni. Un luogo stupendo che aumenta sempre di più la capacità attrattiva, la PIL della nostra città. Il sito dunque riconquista la sua eleganza e potrà regalare ai cittadini e ai turisti momenti di relax e una vista unica. A seguire inizieranno i lavori sul piazzale delle Milizie, che saranno gestiti dall'ente di decentramento regionale come stazione appaltante, e vedranno la realizzazione di una struttura polifunzionale che implementerà ulteriormente i vantaggi di questo luogo in termini di fruizione. L'obiettivo è aumentare l'offerta turistica del Maniero, creando spazi adatti ad ospitare durante tutto il corso dell'anno eventi culturali e di intrattenimento. Un'edizione della Barcolana intitolata Le energie positive, in un mondo sempre più complicato in cui c'è bisogno di continuare a navigare con ottimismo. È il concept della 56esima edizione della regata con il più alto numero di partecipanti al mondo, lanciato dal patron Mitja Jaluz in occasione della tradizionale presentazione nel piazzale della società velica di Barcole Grignano. Una Barcolana caratterizzata da energie positive. Vedete alle mie spalle i colori della nuova grafica di Barcolana, che sono colori sgargianti, energetici, che danno gioia. Viviamo in un momento difficile a livello internazionale. Barcolana vuol mandare un messaggio di ottimismo. Dobbiamo continuare a goderci la Barcolana, che è davvero importante per la città di Trieste, per tutti i velisti, e quindi una Barcolana diciamo di gioia, di festa. Un'edizione della Coppa d'Autunno che si terrà come sempre la seconda domenica d'ottobre, con tante novità. Innanzitutto l'estensione geografica che arriverà a Lignano Sabbiadoro, coinvolta nelle iniziative intorno all'evento, articolate in una decina di giorni. Annunciate altre iniziative per valorizzare Porto Vecchio, offrendo servizi alle tante barche che ormeggiano nella zona al Molo Zero. Ma la vera innovazione è quella che riguarda le iscrizioni, possibili non solo per le barche, ma anche per i singoli regatanti in cerca d'equipaggio. Barcolana 56 sarà la prima regata al mondo a varare il ticket to race. Che cos'è? Ci si potrà iscrivere non solo con una barca, ma anche come singolo velista. In questo modo abbiamo già una ventina di velisti americani che sono interessati ad arrivare a Trieste la seconda domenica di ottobre. Il neocommissario del porto di Trieste Monfalcone, Vittorio Torbianelli, è già al lavoro nel suo ufficio alla Torre del Lloyd, dove di fatto non ha perso un minuto di tempo nella transizione da segretario generale in carica dal 2021 a numero uno dello scalo, seppure in veste di traghettatore. L'idea del suo mandato è chiara: avanti con la linea d'Agostino. Continueremo sulla strada intrapresa, il campo è già totalmente definito negli obiettivi e nei tracciati. Si tratta di portare il lavoro quotidiano, che peraltro come segretario generale ogni giorno ormai da 3 anni gestisco, per far andare avanti la macchina e i progetti. Ci sono molti impegni. Evidente è anche la priorità operativa del commissario, di cui si occupava già burocraticamente e a livello di pianificazione nel suo precedente incarico, i cantieri e le opere di sviluppo infrastrutturale collegate ai fondi del PNRR. 416 milioni e mezzo di euro, di cui la gran parte destinate a Trieste, Molo Settimo, Terminal Ungherese, Stazione di Servola e Zona Nughere, e 7 milioni per il porto di Monfalcone. Ma diciamo che i progetti vanno avanti. Credo che in settembre si inaugureranno i lavori veri e propri sulla zona delle Noghere, quindi del terminal ungherese.
Stiamo concludendo invece tutto il processo approvativo complessivo, quindi la conferenza dei servizi della stazione di Servola, qui qualche piccolo ritardo c'è stato dovuto, diciamo, proprio ai momenti iniziali, ma sono piccoli e quindi abbiamo fiducia che questo progetto inizi a correre anche lui sul piano concreto, anche perché si collega all'estensione del Molo Ottavo, che è un altro grossissimo progetto che oggi il governo ha deciso in qualche modo di sostenere. A proposito di moli, i lavori al Molo Settimo prodromici, diciamo così, al raddoppio sono praticamente al via, che è, diciamo, uno dei cuori dello scalo nostrano. Il Molo Settimo rimane il terminale contenitori del porto di Trieste, ci sono i progetti nostri, ci sono i progetti loro di allungamento e i cantieri piano piano si stanno avviando verso la partenza. Svolta clamorosa nella vicenda Dall'Ava. La Corte d'Appello di Trieste ha revocato il fallimento delle prosciutterie stabilito dal Tribunale di Udine lo scorso marzo. Accolto dunque il reclamo presentato dagli avvocati Maurizio Miculan e Massimo Fabiani. Quando il creditore aveva presentato un'istanza di apertura della requisizione giudiziale, la società aveva fatto ricorso allo strumento della composizione negoziata della crisi avanti alla Camera di Commercio, che è un sistema per definire una crisi d'impresa attraverso degli accordi con i singoli creditori. La questione di diritto è: si può, in presenza di una istanza di fallimento, fare ricorso a questa procedura negoziale, quindi stragiudiziale, per evitare il fallimento e chiudere quindi in bonis la società? Secondo il Tribunale di Udine questo non sarebbe possibile. La Corte d'Appello di Trieste, anche sulla scia di alcune recentissime prese di posizione giurisprudenziale, in particolare Tribunale di Milano, Tribunale di Udine, invece ritenuto che è possibile. Quindi su questa questione di diritto ha revocato il fallimento, con la conseguenza immediata che la società è tornata in bonis. I locali al momento sono gestiti dalla Compagnia del Prosciutto, società dell'imprenditore monfalconese Alessandro Vescovini, fino ad ottobre, scadenza naturale del contratto di affitto. Prosciutterie, cioè la società riferita a Carlo Dall'Ava, presenterà un nuovo piano di composizione negoziato della crisi per poter, anche sulla base degli incassi di questi affitti, dei risultati positivi dell'attuale gestione, presentare un nuovo piano che possa essere sottoposto ai creditori e, laddove ottenesse l'assenso degli stessi per una chiusura stragiudiziale, arriverebbe a definire la crisi d'impresa sostanzialmente senza nessuna conseguenza negativa per le proprie sorti economiche e imprenditoriali. Come potete vedere, questa è la situazione del fiume Natisone, che si è ingrossato nelle ultime ore a causa delle forti piogge che si stanno scaricando soprattutto nella zona slovena e che porta a valle la piena del fiume. Chiaramente si tratta di tre giovani stranieri, come hai tu sottolineato nel corso di questa apertura della diretta, che si erano accampati nel Natisone per passare, come si dice, una serata, senza però seguire l'allerta meteo che era stata emessa dalla Protezione Civile, ma che attraverso i social, insomma, era disponibile. Sta di fatto che si sono trovati bloccati in questa ansa del fiume all'altezza del ponte romano, tra la diga e il ponte romano del Natisone, trovati in mezzo, hanno lanciato l'allarme, sono scattati i soccorsi all'arrivo dell'elicottero, però di loro non c'era nessuna traccia. In questo momento stanno lavorando chiaramente i vigili del fuoco, le squadre della protezione civile lungo tutto il tratto del fiume che parte dal punto in cui è scattato l'allarme fino all'altezza di San Giovanni al Natisone. Sul posto anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco che sta perlustrando passo dopo passo quello che è il percorso del fiume. Notizie ultime non ci sono, quindi non bene comunque. Hanno provato a vedere se per caso si fossero aggrappati sugli alberi, sono andati su anche con una barca, salendo e risalendo le sponde, sperando di trovarli. Fino adesso non c'è stata nessuna traccia. Senti, mi confermi che erano all'interno della zona tra la diga e il ponte romano, no? Sì, sul famoso Premariaco Beach. Certo. Sono stati colti dalla piena, probabilmente dal panico, e dopo è arrivata l'ondata, perché tu sai bene che Natisone è un fiume torrentizio, quindi arriva la piena tutto ad un botto e sono partiti con la piena.